In Italia sempre più persone scompaiono, spariscono, 67 al giorno nel 2022 e in più dell'80% dei casi si tratta di allontanamenti volontari, ma sono numeri in crescita che riguardano anche i minori. A volte spariscono per giorni, altre per periodi più lunghi. Bambini, anziani, adulti, dei quali improvvisamente non si hanno più notizie. Come nel caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa nel nulla a Mazara del Vallo nel Trapanese 18 anni fa. Impossibile dimenticare i suoi occhi grandi e vispi o lo sguardo all'apparenza impaurito di Daniele Potenzoni, sparito a Roma nel 2015. Casi eclatanti loro, ma sono tante, troppe, le vite delle quali da un giorno all'altro si perdono le tracce. Secondo la relazione annuale del Ministero dell'Interno sarebbero oltre 24.000 le persone, la maggior parte delle quali minorenni, scomparse l'anno scorso, praticamente 67 ogni giorno, quasi 3 all'ora, con un aumento rispetto al 2021 del 26%. Vite che si dissolvono gettando nello sconforto familiari e amici che sempre più spesso però decidono di chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Le denunce che riguardano la scomparsa di minori stranieri sono aumentate di quasi il 50% del 24% quelle dei minorenni italiani, del 13% invece quelle degli over 65. Un aumento che, ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, oltre a restituire l'ampiezza e la complessità delle dinamiche che caratterizzano il tema, rappresenta anche un importante segnale di fiducia nel lavoro svolto dalle istituzioni. Perché se è vero che i casi di scomparsa sono in crescita, è anche vero che è aumentato il numero dei ritrovamenti. La metà delle persone scomparse, il 75% delle quali si allontanerebbe volontariamente, vengono poi rintracciate grazie al lavoro di tutte le forze in campo. Si tratta, ha sottolineato ancora Piantedosi, di un fenomeno articolato che necessita di un'intensa attività di analisi, mirata a indagarne le cause con l'obiettivo di poterlo efficacemente affrontare anche in termini di prevenzione.